the case of our Jewish people, the people of the enemy, the big and devil, which conserves Jewish people as a whole. I have a dream that one day, as sisters and brothers, I have a dream today. You've just seen some pictures of Macintosh. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. South Africa is a country of many races. There is room for all the various races. Because how can we love God whom we don't see? St. John says, how can you say that you love God? La parola leader deriva dall'inglese to lead, guidare. Quindi per antonomasia il leader è colui che guida gli altri. Ma l'accezione di leader che vogliamo avere noi, il leadership factor, è il leader di se stesso, colui che è in grado di guidare se stesso. Perché parliamo di leadership factor e perché abbiamo voluto usare questa parola leader, che tempo fa era utilizzata solo abbinata a straordinari personaggi, a uomini speciali che erano di solito il grande capo politico, il grande generale dell'esercito, il grande capitano di industria, insomma persone che in qualche modo avevano responsabilità su migliaia, se non addirittura milioni di altre persone, di individui. Oggi la parola leader e l'accezione di leadership è totalmente cambiata. Cosa si intende quindi oggi per leader e per leadership? Cosa fa sì che alcune persone riescano a ottenere risultati al di fuori della norma, sviluppando al massimo il loro potenziale, sfruttando al massimo i loro talenti, utilizzando le risorse che hanno a disposizione? Cosa fa sì che i leader diventino tali? E perché loro lo sono diventati e hanno ottenuto questi risultati e altri no? E soprattutto è un qualcosa di nato, di genetico, o è un qualcosa che possiamo sviluppare? Vogliamo scoprirlo insieme. E per scoprirlo abbiamo riunito personaggi di un livello eccellente, che nel loro settore hanno ottenuto risultati al di fuori della norma. Ragioneremo insieme su come crescere, evolversi, migliorare e sviluppare quel fattore leadership che permette alle persone di eccellere veramente nella loro vita. Perché possiamo prenderne il controllo invece che farla controllare da altri. Perché possiamo in qualche modo uscire dalle gabbie che spesso la società tende a porci intorno. Aspettati nei prossimi minuti di avere alcune intuizioni importanti, alcuni spunti importanti, perché queste persone non parlano in base alla teoria o in base a conoscenze imparate sui libri, parlano in base alla loro esperienza e ai risultati reali e concreti che hanno ottenuto nella vita di tutti i giorni, perché nessuno più di chi ha ottenuto risultati e ha fatto le cose può ispirare il prossimo a fare lo stesso. E allora iniziamo il nostro percorso alla ricerca del leadership factor. E iniziamo a capire insieme chi è un leader. Un leader in realtà, dal mio punto di vista, è una persona che ha al centro di qualunque decisione un elemento garantito proprio by definition, essere integri in quello che si dice, in quello che si fa, come ci si comporta con i colleghi, come ci si confronta con un partner, come ci si confronta con un cliente. Non ci sono scorciatoie. Uno che sa che cosa vuole, ci tiene molto anche, quindi sa battersi per le cose che vuole, ma sa anche improvvisamente rinunciare. Se Napoleone non si fosse fissato, no, di inseguire il nemico a Mosca, sarebbe probabilmente diventato così il fondatore dell'Europa Unita. Il leader non ha paura della critica. No, chiaro, capisce bene cos'è la critica. Forse la sente più di qualcuno che magari ha paura della critica, però non ha paura di affrontare la critica. È una persona che riesce a interpretare i desideri, i bisogni, l'ispirazione degli altri in modo poi, come dire, da dirigerli in una direzione che lui ritiene giusta.
tu puoi essere grandissimo in tutti i campi, però per fare qualcosa di nuovo e diverso tu devi andare contro le regole codificate più o meno in quel mestiere fino allora. Ho avuto sempre un certo, nei limiti possibile, un concetto di libertà. Cioè, a me non piace essere comandato, ma non mi piace neanche comandare, cioè perché le due cose sono molto strette. Beh, essere un leader per me sono almeno due cose. La prima cosa, uno deve essere esigente, se un leader deve esigere il massimo della gente che lui dirige, che lui porta in giro. Essere esigente, dire, oh, rifacciamo questo e lo facciamo bene. La seconda cosa che deve essere, deve ispirare fiducia e tirare fuori il massimo. Deve essere esigente e allo stesso tempo dire, ho fiducia in voi, lo potete fare, è raggiungibile. Il leader segue la voce di una musa, diciamo così, tanto per semplificare. Questa voce qui ognuno di noi ce l'ha. Però non tutti hanno il coraggio di ascoltarla, perché tante volte è molto scomoda. È molto scomoda. Dai, studia. No, meglio di no. Fame. E che importa, tanto non serve a nulla. Non ce la faccio. TV. Ma è più tardi lo faccio. Devi farlo. Va bene, più tardi lo faccio. Adesso siedi e fai il tuo lavoro. Studia. Che noia. Basta. Quindi, qual è la reazione che abbiamo quando ci troviamo a fare delle cose che non ci fa molto piacere fare? Cerchiamo di scansarle, di deviarle, iniziamo a rimandare, iniziamo a dirci frasi tipo vabbè, ma d'altra parte non è così importante, vabbè, ma lo faccio dopo. Cioè, già lo sappiamo che lo faccio dopo vuol dire non ho voglia di farlo e se possibile non lo farò mai, giusto? È quella voce che ci fa togliere quella resistenza che abbiamo tutti verso la pigrizia, verso l'inerzia e verso la paura di volerci confrontare con la vita. Allora esiste questa voce che dice, bene, adesso ti siedi e fai il tuo lavoro. Allora il leader è colui che ascolta questa voce, si siede e fa il suo lavoro. Io ho fatto delle cose nella mia vita con l'atteggiamento giusto a quanto pare da permettermi di raggiungere grandissimi risultati. Poi mi sono accorta che questi atteggiamenti fanno parte dei ragionamenti di persone che poi si considerano leader. Vado in palestra e tiro su pesi, ok? E che ne so, lo faccio con 10 kg e per un anno di fila continuo a fare quello stesso esercizio con 10 kg. Cosa accade al mio fisico? Si mantiene in forma, sì o no? Sì, perché continuare a fare l'esercizio mi mantiene in forma. Il muscolo cresce? No. Arriva a un certo punto dove il muscolo non cresce più. Secondo me si diventa leader quando si ha l'orgoglio di lavorare bene, quando uno si pone un obiettivo e quell'obiettivo lo segue con il massimo dell'impegno, del massimo della determinazione, della perseveranza, non facendosi intimorire dagli insuccessi. Se il mio obiettivo è far crescere il muscolo, devo aumentare il peso. Quindi devo creare le condizioni perché il muscolo venga messo sotto stress, cioè vada oltre quello che è normalmente in grado di fare. Per poter crescere il muscolo ha bisogno di uscire dalla sua zona di comfort, ha bisogno di uscire da quello spazio all'interno del quale riesce a fare. Cioè fin qua riesco a farlo, conosco, sono in controllo. Però se voglio crescere devo andare fuori e iniziare a essere in grado di fare quello che normalmente non sono in grado di fare. Mi seguite? L'esempio del muscolo è perfetto perché con i muscoli emozionali accade la stessa identica cosa. Secondo me le persone non sanno quanta ricchezza hanno dentro. Noi moriamo conoscendo neanche metà delle cose belle che abbiamo dentro, secondo me. Pensa ad un bosco. Per chi è attorno ad un bosco, perché è attorno a Madre Teresa, perché è attorno ai grandi uomini, anche i piccolini diventano grandi, perché i grandi uomini riescono a far tirare fuori il meglio alle persone che hanno attorno. No. E io dico sempre anche ai ragazzi peggiori, dico,
voi siete contenitori di infinito, ma non lo sapete. Tutti vogliono diventare leader, tutti vogliono essere numeri uno, dipende per chi. Puoi essere un leader per tutto il mondo, ma non sei un leader per te stesso. Può essere un leader che domina tanta gente, ma la tua famiglia non pende dalle tue labbra. Essere leader significa intanto trovare il proprio cammino. Tutti noi abbiamo una missione, tutti noi abbiamo un cammino. E dopo che lo hai trovato, intraprenderlo e andare avanti, nonostante le tempeste, nonostante i momenti di difficoltà. Sapere che stai percorrendo un cammino. Beh, un leader non è diverso dalle altre persone. Fondamentalmente ha solo un'unica grande differenza. Riesce a sfruttare meglio chi è e ciò che ha a disposizione. I leader hanno un sacco di difetti, come tutte le persone, però riescono a mettere più in evidenza i loro pregi. I loro punti di forza sono i pilastri sui quali poggiano la loro vita, la loro attività e la loro personalità. Il leader è quello che sa inculcarti la giusta passione. Il leader sa quando, nei momenti di difficoltà e quando c'è la sconfitta, come ripartire da quella sconfitta. Il leader deve essere creativo, perché deve cambiare situazioni in corso. Per me essere leader significa capire qual è il proprio talento fondante e riuscire ad esprimerlo. E sicuramente ci sono dei fattori accessori che sono la passione, la capacità di generare consenso che non vanno trascurati. Nello specifico, per quanto attiene alla vicinanza con la mia specialità, io ritengo che essere leader significhi avere un prerequisito che è la capacità di intercettare il futuro che sta per arrivare. E quindi posizionarsi nella direzione del cambiamento. Cambiamento uguale, devo distruggere quello che c'è e costruire qualcosa di nuovo. Giusto? Questo è il ragionamento immediato. Ora, sinceramente, a chi tra noi non fa un po' paura distruggere quello che ho e ricostruire da zero? Cioè, qualsiasi persona con un minimo di sale in zucca avrebbe paura di questo. Uno, perché cacchio, ci sono delle cose che mi piacciono, perché devo distruggere tutto? Secondo, e se non riesco a ricostruire? E quindi le persone rimangono aggrappate a ciò che, quanto modo, perché almeno quello c'è. È espansione. È un po' come un albero. Se noi guardiamo un albero non si butta giù e si ricostruisce da zero. Un albero si espande. Un albero lascia che il vecchio poco per volta vada verso l'esterno e venga nel tempo lasciato andare come corteccia. E tiene dentro di sé, nella parte centrale di sé, ciò che è nuovo, ciò che è più fresco, ciò che è più giovane. È una crescita, è come noi abbiamo dentro un progetto, è quasi un orologio biologico, e siamo diversi da come eravamo prima, anche questo va guardato, cioè non siamo sempre uguali. E quando una persona inizia a ragionare così, non pensa in termini di sostituzione, pensa in termini di espansione. Non posso cambiare quello che è stato, non posso buttare via l'esperienza che ho avuto o gli errori che ho fatto. Posso al limite pagare per quegli errori, quello sì, ma devo andare oltre. Andare oltre vuol dire iniziare a vedermi anche in maniera diversa. La caratteristica del leader è che cambia in continuazione, ma non perché fugge dalle cose che ha fatto, ma perché le ha fatte già bene, è soddisfatto e dice ok, facciamone un'altra, questa è fatta. Adesso andiamo avanti. In ogni società, in ogni gruppo di persone deve esistere la figura del leader, particolarmente nell'impresa. Le imprese di successo sono le imprese dove esiste il punto di riferimento e una persona che ha una grande carica di emotività è una persona che sa trasmettere il concetto dell'azienda e l'ottimismo a tutto lo staff di persone che oggi sono necessarie per poter realizzare il progetto. Io penso uno che ci crede, che si sacrifica molto e che soprattutto ama il suo mestiere. Almeno nella mia esperienza, io ho imparato molto presto da mia madre la religione del lavoro, quindi a essere molto coinvolta in quello che faccio, nella mia attività. Dico quasi scherzando che è un po' almeno la moda, che poi è il mio mestiere, diciamo, è un po' il mio gioco di adulta, diciamo. Bisogna cercare sempre di mantenere un rapporto senz'altro di serietà e di impegno, ma anche un po' ludico col proprio mestiere. Spesso guardiamo le persone di successo e pensiamo che per loro la vita sia facile, soprattutto sia stata facile. Guardare il risultato finale spesso ci fa
credere che raggiungerlo sia stato semplice, e non lo è quasi mai. Se andassimo a scoprire cosa sta dietro alle storie di successo, scopriremmo che spesso sono piene di rinunce, di sacrifici, di fatica, di sforzi, di paure affrontate e superate, di momenti di grande sconforto o di grandi fallimenti che però in qualche modo sono stati trasformati in insegnamenti, esattamente come la storia che vediamo adesso insieme. Quando il suo film ricevette l'Oscar nel 1977, si sentì ripagato per tutti gli sforzi, le difficoltà e i disagi che aveva dovuto affrontare. Con enorme costanza aveva perseguito il suo obiettivo e realizzato il suo sogno. Fino ad allora non aveva ottenuto che qualche fugace apparizione in pellicole di serie B. Ma era ormai diventato così povero che il suo appartamento era talmente piccolo che non poteva nemmeno aprire la porta senza chiudere la finestra dall'altra parte. E arrivò il giorno in cui fu costretto, per racimolare qualche soldo, a vendere il suo cane che adorava più di ogni altra cosa. Ciononostante, si presentava con costanza ad ogni casting, dove veniva immancabilmente rifiutato per la bruttissima dizione e per quella faccia da pugile suonato che si ritrovava. Ma fu proprio il pugilato a dare la svolta alla sua vita, quando nel marzo del 1975 assistette all'incontro tra il grande Muhammad Ali e un pugile sconosciuto di nome Chuck Wepner. Quella sera, infatti, accadde l'incredibile. Il campione venne messo al tappeto da un atleta su cui nessuno avrebbe mai puntato un centesimo. E quando Sylvester Stallone vide la scena, ebbe una folgorazione. Quello sconosciuto sarebbe passato alla storia per aver atterrato il più grande campione di tutti i tempi. In quel preciso momento, nacque nella sua mente il personaggio di Rocky. Corse a casa e scrisse per i 3 giorni successivi, bevendo litri di caffè per restare sveglio e lucido. Mentre lavorava, tremava per l'entusiasmo e la sceneggiatura fluiva di getto sulla carta. Il risultato furono le 90 pagine che divennero l'ossatura principale della storia. Il giorno dopo si presentò all'ennesimo provino e come al solito non venne scelto. Ma uscendo disse ai due produttori, Bob Chartoff e Irwin Winkler: «Ho scritto una storia sul pugilato. Volete dargli un'occhiata?» «Perché no? Portacelo!» fu la risposta. Letta la storia, i due produttori ne furono entusiasti e offrirono a Stallone di comprarla a $25,000. Una somma enorme per lui che non aveva un soldo in tasca. La trattativa però si arenò subito, appena Sly espresse la ferma intenzione di essere lui il protagonista del film. «Scordatelo», risposero i due produttori, «non ne possiede le capacità», ma Stallone rimase nella sua posizione. «Rocky sono io, nessuno può interpretarlo meglio di me». I produttori però avevano intuito la potenzialità del soggetto e aumentarono l'offerta da $25,000 a $100,000, ma lui rifiutò. $150,000 e rifiutò ancora. Fino a $275,000 e ancora rifiutò. «Sentivo nel mio cuore che era la cosa giusta da fare», disse Stallone più tardi. «Sapevo con sicurezza che se quel film avesse avuto successo senza di me, non me lo sarei mai perdonato. Dopotutto avevo vissuto con pochi soldi fino a quel giorno, avrei potuto continuare a farlo, ma non potevo buttare via l'opportunità della mia vita». L'offerta salì fino a $360,000, ma Stallone continuò a rifiutare. Fino a quando Chartoff e Winkler cedettero e gli diedero l'opportunità di recitare, offrendogli però soltanto i $25,000 iniziali e un budget molto limitato per la produzione. Stallone accettò, e la prima cosa che fece con quei soldi fu ricomprare il suo amato cane, pagandolo però ben $5,000. Birillo, questo era il suo nome, sarebbe poi diventato famoso in tutto il mondo per aver recitato al fianco di Rocky. Ogni tanto mi fermo a pensare cosa sarebbe stato di me se quel giorno non avessi aggiunto quelle ultime parole. Volete dargli un'occhiata? È per questo che io consiglio sempre a chiunque abbia un'idea di parlarne con tutti, di non mollare, perché ogni momento potrebbe essere quello buono. Sarebbe interessante poter aprire la testa di un leader e ascoltare come parla con se stesso, come comunica con se stesso, cosa crede, su cosa si focalizza mentalmente. Perché se ottiene i risultati che ottiene, in qualche modo ha la capacità di influenzare se stesso positivamente. Su cosa tende a focalizzare la sua mente? Quali sono le convinzioni fondamentali che lo guidano? Io credo che mi abbia aiutato sempre, pur con le difficoltà che mi ha creato, essere attratto da quello che non faccio agli altri. Io faccio una cosa che gli altri non fanno. Sono attratto da quello che gli altri non fanno. Come se fosse che tutti, qui c'è tanta gente che lavora, allora io vado a studiare il campo in cui non c'è nessuno. Essere leader per me vuol dire essere parte di un team ed essere considerato da loro
un riferimento, un aiuto, non il loro comandante, ma qualcuno a cui si può chiedere un consiglio. Chi è un leader è un artista, indubbiamente, ha questa capacità d'artista, direi, esprime al meglio le capacità umane. Ho incontrato dei grandi leader che facevano i meccanici, o facevano i calzolai, e che facevano magari dei mestieri artigianali, ma con una grande capacità, un grande magnetismo nel far fare e nel far capire alla gente che quello che faceva era la cosa giusta. Non segue mai quello che gli dicono gli altri di fare, perché se gli altri dicono di fare una cosa, è una cosa banale, normale. Lui la farà sempre un po' diversa. La congruenza tra ciò che si dice e ciò che si fa è una delle caratteristiche dei veri leader. I leader veri non parlano molto, non hanno bisogno di raccontare quanto sono bravi o quello che sanno fare. Lo fanno. E poiché lo fanno, gli altri lo vedono. E quando c'è congruenza tra le parole e le azioni, una persona diventa inevitabilmente un esempio. Il vero leader lo è dentro. Per questo non ha bisogno di mostrarlo più di tanto. Io credo che il leader vero deve essere uno che per primo fa quello che dice. Ma vorrei che la gente, quando ha un leader davanti, avesse anche una persona che è anche carismatica, oltre che avere una leadership. Quindi non è solo un uomo d'ordine, ma un uomo anche di disordine. Mi è capitato, adesso io non sono sicuramente un difensore di Fidel Castro, perché non sono un castrista, però sono stato a Cuba proprio invitato da Castro, perché io sono contrario agli embarghi, e quando ci fu l'embargo contro Cuba, io feci aprire 6 negozi a Cuba, e lui mi invitò a casa sua per una settimana. Devo dire che quest'uomo entrava in una stanza, è impressionante, lo sentivi a 30 metri. E io non sono uno che si impressiona particolarmente di più o meno famoso una persona, assolutamente. Però un carisma incredibile, un vero leader. In poche parole, cosa penso che sia il carisma? È la capacità di far nascere ogni giorno qualcosa di nuovo. Guardate che se voi andate indietro nella vostra vita, i momenti in cui avete veramente fatto dei salti di qualità, in cui avete capito delle cose, in cui avete, voglio dire, veramente cambiato i modi di pensare o di ragionare, che hanno avuto un impatto, spesso sono stati dovuti a piccole cose. Credo che noi dobbiamo scoprire il silenzio, perché il silenzio piano piano ti fa capire, fa il silenzio fuori per capire quanto parli dentro, quanto dentro sei ricco, credo, Perché i grandi uomini sono sempre stati uomini che hanno fatto tanto silenzio, dentro al silenzio hanno scoperto tutto quello che hanno scoperto. Non cerca consenso, ecco qua, non cerca consenso. Un leader che cerca consenso è debole, non è un leader. Il leader ti deve dire che tu sei, devi essere, invincibile, immortale, imbattibile. Solamente così vinci, sennò sarai perdente. E non tutti riescono a sostenere questa situazione. Ho conosciuto Mourinho quando abbiamo fatto la Oscar del calcio, tanto per dire. Persone di grande sicurezza, e persone che tu finisci un incontro con loro per dire questi sono veri leader. Hanno questa passione, cioè se parola troppo spesso usata, la passione, tutti spendono questa parola come niente, è quello. La passione è una cosa incredibile, ti fa fare il miglio in più, oltre al miglio in più che qualcuno ti aveva detto che avresti fatto, quindi è il secondo miglio in più. Però in realtà il grande vantaggio è che lo fa fare, se tu sei in grado di trasmetterla e farla vivere come esperienza fondamentale, quella della passione, a tutto il tuo team. Quindi hai un effetto moltiplicativo strepitosamente elevato. La passione è anche quell'elemento che ti assicura di essere credibile in quello che fai. Cioè tu racconti una cosa e la passione ne certifica la verità. La passione è la caratteristica essenziale dell'imprenditore e questa passione si trasferisce nel rischio, perché molto spesso l'imprenditore si inventa qualcosa, esce dallo schema, magari sbagliando, magari fallendo sulla propria pelle. Ma io credo che l'ottimismo sia un'ottima cosa, perché vedi il mondo sotto una positività e ti dà energia. Credo che l'ottimismo trasmette energia, per cui superi anche quando ci sono delle difficoltà senza rendertene conto. Una persona che è ottimista di solito suscita
suscita ottimismo, per cui si cerca di seguire chi ti regala, diciamo, questa visione del mondo, potremmo chiamarla una visione. Ma devo dire che il leader non cerca simpatia, non gli interessa essere simpatico. Non è essere simpatico, no. Il leader può essere anche molto antipatico. Il leader è anche uno che deve essere a volte duro con te stesso, anche con, perché sai, quando raggiungi un grande obiettivo sono tanti sacrifici e l'impegno che alle volte si va oltre, e quindi bisogna essere un po' severi con te stesso e anche con gli altri. Un'altra caratteristica del leader è che, per paziente che sia, c'è un momento in cui dice no. Poi c'è un Churchill che dice no, io ti dichiaro guerra, perché so che tu mi freghi se vai avanti. Io non gioco più. Oppure, no, è finito, io no, punto, voglio vedere, vedo con le carte, vedo con la guerra. Il leader forte deve sapere che può giocare tutto, non come Baccarat, come tutto. C'è un momento in cui ti passa, o lo prendi o non lo prendi, e devi sapere dire di no. Ecco, un altro aspetto della leadership. Chi vuol tenere tutto, chi vuol portarsi dietro tutto come una carovana, no? I suoi affetti, le sue cose, e si appesantisce, fa parte della leadership, la capacità di essere pronto a perdere tutto. Il rispetto dell'avversario, questo è molto importante anche nella vita. Faccio un esempio, se io ho una gara di salto in alto, io faccio 2 metri e il mio avversario fa 2,20 metri. Io gli devo rispetto a lui, perché lì non è che ha trovato un zio vescovo che l'ha raccomandato per fare 2,20 metri, è più bravo di me, tutto è più, agoneticamente, vabbè, ci rivediamo la prossima volta, magari mi prendo, cioè c'è il rispetto dell'avversario e del prossimo. Una delle caratteristiche è saper ascoltare gli altri, saper osservare gli altri, imparare dagli altri. Io imparo da mio figlio piccolo tanto quanto dal presidente degli Stati Uniti. Guardo, vedo cosa fanno e capto ciò che è giusto. Tutto il mondo sta cambiando e ci richiede di adeguarci a questi cambiamenti. Ovviamente, a maggior ragione, questo avviene nel mondo del lavoro, dove le aziende sono in costante cambiamento, dove ai manager è richiesto di pensare in maniera diversa, di ragionare in maniera diversa, dove a chi lavora a qualsiasi livello gerarchico è richiesto di comportarsi e pensare in maniera totalmente diversa, di rivedere i vecchi schemi e iniziare ad agire e a pensare in maniera totalmente differente a quello che ha sempre dato risultati, perché ciò che dava risultati prima oggi non ne dà più. E se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, non solo non otterremo più i risultati che abbiamo sempre ottenuto, ne otterremo di molto peggiori, o spesso otterremo dei risultati fallimentari. Cambiamento nel mondo del lavoro è la parola chiave. Un manager è di solito una persona che è portatrice di un know-how organizzativo. Il know-how organizzativo serve a tutta la società. Va ridata all'organizzazione la stabilità che gli deriva dal fatto di essere una comunità di esseri umani, i quali per loro definizione hanno bisogno di sicurezza. Non si può gestire il lavoro intellettuale con il controllo. Il lavoro intellettuale si gestisce con la motivazione. La motivazione è il cuore della produzione di idee e la produzione di idee è il cuore dell'economia. Non c'è niente da fare. Tu puoi portare i corpi degli impiegati statali dentro l'ufficio, ma il problema è se ci sta la testa, non il corpo. Allora la testa ci sarà soltanto se questi hanno un leader capace, una buona motivazione, e non è tanto importante la retribuzione, quando le gratificazioni complessive. Questo si fa con la formazione, non si fa col tornello. Viviamo in un momento storico in cui la nostra società ha indubbiamente bisogno di leader. Ha bisogno di persone che si assumano responsabilità, che non aspettino qualcun altro che gli dice cosa fare, ma si muovano da soli, indipendentemente, verso ciò che è giusto. Ma io credo che questa società è una società che in qualche maniera si è un po' invaghita del benessere, delle cose che ha, dell'ammasso di porcherie che ha, ed è convinta che siccome ha tante cose non ci sia bisogno più del profeta, del leader, del testimone, di persone carismatiche. Quindi si è adagiata sulla sua BMW, sul suo fuoristrada,
Ed è credo il più grande pericolo di questo momento. Non è né la droga né l'alcol, è che laddove non ci sono profeti, laddove non ci sono leader, la società non può andare avanti. Ci vuole una grande crisi, ci vuole una caduta verticale dell'economia. Pam! Verticale, non a rimbalzare come succederà ancora. Verticale. Sarà fantastico. Ci renderemo conto cos'è la vita, il sorriso, la voglia, l'amore, i rapporti, tutto questo. Noi stiamo uscendo adesso da un periodo e stiamo entrando in un altro. Stiamo uscendo dal periodo in cui il desiderio e la paura delle imprese era legato alla dimensione. Quindi si desiderava essere grandi, le multinazionali, la globalizzazione, e si aveva paura delle imprese più grandi di noi. Adesso stiamo entrando invece nell'era della velocità. Quindi il desiderio sarà essere sempre più veloci, si avrà paura di non essere abbastanza veloci. Quindi in un mondo che cambia velocemente, cambiare vuol dire cambiare i modi, le cose che facciamo, le abitudini, gli schemi, le cose che ci è stato detto che funzionavano, che adesso non funzionano più, e questo crea destabilizzazione. È il tramonto di una società, perché una società è viva fino che cammina, fino che sogna, fino che prova, fino che rischia, perché poi in effetti, va bene, siamo così satolli, va bene, mi sembra la pancia piena, che ci domandiamo ma perché bisogna rischiare, ma perché bisogna stare al tavolo. Invece la società borghese è così stupida, va bene, che rende ordinario anche le cose più straordinarie. Rende ordinario la nascita di un figlio, il figlio che va a scuola, va bene. Lo straordinario è cambiare la macchina. E la gente si accontenta perché l'inerzia e la facilità è così stupida che tutti possono averla. L'unica cosa che ci potrà salvare è se si riparte come nel dopoguerra, io me li ricordo i meravigliosi anni 60, in cui si è creato il miracolo economico. Ma il miracolo economico che cos'era? Una voglia di vivere meglio, insomma, di uscire anche dalla grande miseria, che la miseria non solo, come posso dire, economica, ma anche morale che aveva lasciato la guerra. E allora questa grande crisi non ha ancora trovato, però, secondo me, uno sbocco nelle coscienze, che sia quello di dire che uno ha diritto alla felicità, come dicono gli americani, ha diritto a star bene, ma se la deve anche costruire. 667-421. Sì. E adesso chissà che cosa mi domanda. Che devo dire? Sì, ce la farò. Questa la so. Dai, chi credo di essere? No, non ce la faccio, lo sento. Oddio, non mi piace come mi sta guardando. Ah, sì. Questa la so. No, non posso farcela. Ecco, lo sapevo. Oddio, non mi ricordo più nulla. Basta. Ecco, lo sapevo. Viviamo indubbiamente in un momento storico di grandi incertezze, di grandi paure, di grandi sfide, ma anche di grandi opportunità e di grandi possibilità. Ed è proprio in questi momenti, in un contesto storico come questo, che la leadership personale è ancora più importante. Perché la capacità di gestire se stessi, di gestire meglio le proprie emozioni, di rimanere lucidi, presenti, centrati, anche quando tutto intorno a sé sembra andare giù, è assolutamente fondamentale, può fare un'enorme differenza, può fare la differenza fra il successo e il fallimento. Ho avuto questa vita molto difficile, mi sono ad un certo punto, volevo addirittura morire, suicidarmi, perché dico sono un perdente, senza papà, povero, senza amici. Ad un certo punto mi è scattata chissà che cosa, e dal momento in cui ho accettato questa mia dimensione e l'ho trasformata, va bene, in un allenamento per vincere, ho visto che è possibile. E se è stato possibile per me, è possibile anche per loro. Quindi questi ragazzi qua non vincono quando non si fanno più, vincono quando sono convinti che anche chi ha perso per 100 volte, alla 101esima può vincere. Allora abbiamo vinto tutti. Io direi che ci vorrebbe un mondo pieno di leader. Ognuno dovrebbe essere leader. Nel senso che
ha nei confronti di se stesso l'esigenza di essere al top, di essere al top di quello che si può essere. Penso ci sia bisogno di leadership in tutto. Io ho bisogno di leadership con me stesso, anche quando sono solo. Qualcuno la chiama disciplina, qualcuno la chiama morale, qualcuno la chiama etica, qualcuno la chiama non so come volete, ma ho bisogno di leadership. Il mondo oggi mi sembra molto ingarbugliato, è una cosa caotica. Io non so, stamattina alla radio, ascoltavo la radio, parlavano d'altro che di finanza, di BOD, di COD, di SPUP, di investimenti. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma la crisi c'è là chi ne parla. Succedono cose strane che poi alla fine fanno in modo che nessuno si identifichi con qualcosa. E non identificandosi con niente, non si è neanche stimolati ad imparare, a porsi il problema, a cercare soluzioni. Il senso di crisi genera un effetto ancora più pericoloso. Quando ci si sente in crisi si smette di progettare il futuro. Questa è la sindrome di chi si sente in crisi. Infatti le nostre aziende navigano a vista, non progettano nulla. I problemi del mondo, i grandi problemi dell'umanità, sono tutti effetti della medesima causa, la mancanza di consapevolezza dell'uomo. Se riuscisse a crescere la consapevolezza delle persone, noi risolveremmo il global warming, la desertificazione della terra, i problemi ambientali. Quindi persone consapevoli, persone di quota, persone di visione, persone che riescano a dare delle soluzioni, portare delle soluzioni. Le nostre famiglie, le nostre scuole hanno bisogno di leader. L'autorità oggi non ha più lo stesso valore che aveva decenni fa. Viviamo in un mondo diverso, dove se ti imponi con autorità sulle persone, soprattutto sui ragazzi, hai un risultato molto differente rispetto a 30, 40 o 50 anni fa. Oggi conta l'autorevolezza. Non imporsi perché ho un grado più alto del tuo, ma sviluppare le capacità e le caratteristiche che mi permettono di essere seguito non perché devo essere seguito, ma perché sono autorevole. Un genitore autorevole è più efficace che un genitore autoritario. Un insegnante autorevole è più efficace che un insegnante autoritario. E dobbiamo sviluppare questa nuova cultura del tirar fuori autorevolezza dentro di noi. Ma per essere autorevoli dobbiamo essere credibili. E per essere credibili dobbiamo fare ciò che diciamo. Devo dire che tutta una generazione, questa qua dei giovani attuali, completamente castrata dalla tecnologia, che perde tempo, tantissimo tempo preziosissimo di fronte alla tecnologia, che non capisce cos'è la noia, però per non essere annoiati fanno qualcosa che è peggio della noia. Allora questa tecnologia uccide la fantasia, uccide la creatività, addormenta gli istinti, addormenta gli interessi, addormenta e soprattutto li condiziona. Tutto ciò che invece noi dovremmo guardare, vedere, approfondire, sviluppare, contestare. Dov'è più la rivoluzione? Dov'è più il senso della... proprio sì, della rivoluzione, perché sembra una parola politica. No, della sovversione, no? Della eversione. Io ho bisogno di una gioventù sovversiva. Non c'è più. Ma adesso i giovani, la prima cosa che ti domandano è come hai fatto a diventare ricco o come hai fatto a diventare famoso? Ma va a cagare, ma non so io. Non te lo dirò un giorno. La prima cosa che ti chiedono, come hai fatto? Cioè il problema è quello, la ricchezza e la fama. E allora chi gliel'ha insegnato? Noi. Lo dico a voi, credo che dovrebbero risorgere i padri. Padri veri, non i padri padroni, padri veri. Il padre è sempre stato quello che ha tirato su il figlio, che ha tirato fuori il figlio. La madre lo tira fuori dalla pancia, il padre lo tira fuori dalla scuola, dalla casa, che porta il figlio a rischiare, va bene, una volta erano i padri che portavano il figlio a lavorare, io mi ricordo nella nostra società contadina era il padre che mi portava a mungere la vacca, mi insegnava come si mungeva la vacca, oppure come si attaccavano i buoi all'aratro. Sono spariti questi padri, anzi ci sono dei padri che non vogliono avere rotture di palle rispetto ai figli, perché hanno paura che i figli rubino il posto. Io credo che questo secolo deve essere secolo dei padri veri, dei padri che portano i figli a rischiare. Allora, dobbiamo avere questo coraggio. Ammazzate le mamme.
La mamma non è plantata, capite? Le mamme per dire questa sicurezza imbecille che tu sai che c'è qualcuno che pensa che tu sei il più bello, il più bravo, il più buono del mondo. Non è vero, non sei né il più bello, né il più buono, né il più bravo del mondo. Neanche per tua mamma. Anzi, tua mamma pensa che tu sei un testo di cazzo che non né lavori né studi. Quando avrai una mamma così forse ti aiuterà a vivere. Allora gli dico tutto questo. Gli dico che devono provare, che fuori dalla porta è molto più interessante che dentro in casa. Che devono scoprire, che devono vivere, che devono... Ma educatore che è anche padre, va bene, un padre anche per un padre. Allora, uno, deve essere ottimista. Deve guardare in faccia al figlio e dice, ricordati, non ti preoccupare perché la vita è migliore di quello che pensi. Perché certamente di fronte a te ci saranno, si apriranno strade che io non penso, ma ci saranno. Bisogna seminare oggi sapendo che il tempo della vita è un tempo lungo e il tempo dell'educazione è un tempo lungo. E poi ricordatevi la famosa terza qualità, che il figlio è la freccia nell'arco. Noi siamo l'arco e dobbiamo assolutamente essere arco. Più tiriamo l'arco, va bene, e più la freccia andrà lontano. Le nostre difficoltà, i nostri difetti, in qualche modo spesso ci aiutano a sviluppare capacità diverse dagli altri. Il balbuziente che diventa un grande oratore come Demostene o come Winston Churchill, il poliomelitico che poi diventa campione di nuoto o il grande Tarzan famoso nella storia, Johnny Weissmuller, oppure la giovane ragazza con grandi difficoltà fisiche che diventa un mito nella storia dello sport. Quando la bimba nacque, pesava appena 2 chili. Era il 1940 e nascere in un'umile famiglia di colore del Tennessee, essendo la 20ª di 22 figli, era ancora poca cosa in confronto alle sfide che la vita gli avrebbe posto davanti. Tagliò il suo primo traguardo a pochi mesi, sopravvivendo ad una nascita prematura. Ma questo non l'evitò di sviluppare una salute estremamente cagionevole, che le causò nei primi anni della sua infanzia una lunghissima serie di malattie, che culminarono nella deformazione e l'indebolimento del piede destro a seguito della poliomielite. Molti anni dopo, Vilma ricorderà in un'intervista: il medico mi aveva detto che non sarei più riuscita a camminare. Mia madre disse che avrei potuto farlo ed io credetti a lei. Dopo anni di esercizi di riabilitazione e di costanti incoraggiamenti da parte di sua madre, dei suoi fratelli e delle sue sorelle, all'età di 12 anni Vilma era finalmente in grado di camminare senza bisogno di stampelle o di scarpette correttive e aveva sviluppato una singolare andatura ritmica. A detta dei medici, quella camminata innaturale poteva già essere considerata un miracolo. Ma Vilma scelse di non accontentarsi dei limiti che altri fissavano per lei. Quelle persone definivano impossibile semplicemente ciò che non era concepibile da un punto di vista medico. Vilma invece non aveva studiato medicina e non aveva intenzione di fermarsi. Era decisa a diventare un atleta. Iniziò dall'atletica leggera e si specializzò poco per volta nelle gare su pista. Alla prima a cui si iscrisse tagliò il traguardo per ultima e così anche alla seconda e alla terza. Per mesi continuò ad arrivare ultima. Tutti le consigliavano di smettere, ma lei non si arrese, finché finalmente vinse una gara. E poi un'altra. E un'altra ancora. All'età di 16 anni faceva già parte della staffetta olimpica americana, che vinse la medaglia di bronzo nella 4%. Fu nel settembre del 1960, alle Olimpiadi di Roma, che Vilma Rudolph entrò nella storia, diventando la prima donna americana ad aggiudicarsi 3 ori olimpici nei 100 e nei 200 metri e nella staffetta 4%. Alla fine, la bambina alla quale era stato detto che non avrebbe mai più camminato divenne una delle atlete più famose di tutti i tempi. Dice che le persone di successo prendano decisioni velocemente e le cambino molto lentamente, rispetto a quello che fanno le persone comuni che ci mettono una vita per decidere e poi una volta che intraprendono un nuovo cammino, come una banderuola, cambiano immediatamente decisione.
I grandi leader hanno la capacità di prendere decisioni e di perseguire quella decisione. Certo, non significa essere ottusi, se mi accorgo che la decisione era sbagliata torno indietro, ma significa avere la capacità, quando la strada si fa dura, di continuare a seguire quella decisione. Perché? Perché è la strada che avevamo deciso di intraprendere. E non avevamo scelta perché era più facile, l'avevamo scelta perché era la migliore. E quindi nel momento in cui si fa difficile, si va avanti comunque. Ma sai, la capacità della decisione dipende dall'educazione della volontà dei primi anni di vita. Perché noi educhiamo i nostri figli, educhiamo molto la loro intelligenza, poco la loro volontà. Non dobbiamo essere sempre noi a scegliere. Faccio il compito adesso o lo faccio dopo, dice la mamma. Decidi tu. Dalle piccole decisioni poi arrivano le grosse, ma se non hanno mai deciso... Cerco di avere un'apertura verso i miei figli riguardo a un fatto. Non influenzo loro sulle loro scelte, relativamente agli sport piuttosto che alle materie. Osservo quasi liberamente quali sono i loro veri interessi e dove la loro curiosità li porta. Atterrati in quell'ambito di curiosità, invece c'è un tema che io ripeto sempre a loro, la perfezione assoluta. Se ti piace una cosa, fai uno sforzo in più, scoprirai che c'è un mondo di cose nel quale tu non ti sei addentrato. Quindi che scelgano di fare il medico, l'agricoltore, il poeta, l'artista, qualunque mestiere, quasi irrilevante può darsi, come lo faranno invece è essenziale, fondamentale. Fin da ragazzo io avevo un problema di comunicazione perché abitavo in campagna, casa isolata, non avevo amici. Dopodiché mi ero messo in un seminario e quindi ero solo, piangevo tutti i giorni, quindi ero abbandonato, quindi ho vissuto l'abbandono. Allora, se tu vedi questo come fatto negativo, è un fatto negativo. Se tu vedi questo come training per quello che dovrai fare, quindi una preparazione, cioè pensa all'ufficiale gentiluomo o che ne so, Richard Gere che arriva con la moto vestito di bianco a prendere la sua bella, no? È un'immagine poetica, ma vai un attimo indietro. Per diventare vestito di bianco sulla moto che portava sua bella, lui era nel fango con l'istruttore, diceva vai avanti, mi basta, si ribellava ed era nel fango. Allora tu non devi isolare il momento del fango. Il momento del fango è un momento che gli serve per poi essere vestito di bianco. Pensa alla contrapposizione, il fango sporco per poi essere vestito di bianco. Questa è la vita. La famiglia e la scuola sono le due gambe della società. Ma se vi devo dire chi sta peggio in questo momento è la scuola. Perché la scuola non ha ancora capito che non può essere più la scuola degli anni 50 o del secolo scorso. Deve essere una scuola che riesce a istruire ed educare e soprattutto deve avere degli insegnanti che sono capaci di trasmettere non soltanto la scienza ma soprattutto la coscienza, la voglia di vivere e la speranza. Non ci sono. Io, se potessi, li manderei a casa metà degli insegnanti che ci sono. Oppure obbligherei ogni 3 anni ai test per vedere se sono all'altezza di fare il loro mestiere. Perché qui continuiamo a fare gli esami ai ragazzi e non facciamo mai gli esami agli insegnanti. La scuola va rovesciata come un calzino, va bene? Come un calzino. Io scuole non ne ho fatto di nessun tipo e assolutamente non scuole riguardanti a questo che potesse essere un mestiere, che fosse una scuola tecnica, una scuola di artigianato, una scuola di bottega. E dopo questo penso, sempre senza regola, che qualcuno ha scritto anche, che si è tradotto in un vantaggio nel mio mestiere che ho fatto. Ma io ho trovato un maestro, una persona che mi ha dato fiducia, una persona che mi ha cercato di prendere le mie caratteristiche e di farmi capire il valore delle mie caratteristiche, non di cambiarmi. Io trovo che ho avuto la fortuna di incontrare tante persone e le persone che riescono a tirare fuori anche quello che tu hai dentro, che tieni nascosto e che magari non hai il coraggio di confessare, sono delle persone importanti, nel senso che magari ti aiutano anche a conoscerti, a riconoscerti, perché molte volte non ci conosciamo, non ci riconosciamo. Il leader è quello che aiuta chi ha davanti a liberarsi dalle oppressioni, dalle dipendenze, dalle autodifese che si è messo lì. Poi piano piano fiorisce da solo, no? Capito? Perché poi c'è una potenzialità dentro che quando tu la liberi, poi va da solo, è come l'aquilone, no? Finché resta qua, no, ma se tu lo molli fuori... Mi ricordo un mio maestro del colore, quando io facevo scuola d'arte, che una volta mi fece fare un disegno, una composizione di colori che mi piacevano. Parla di composizioni di colori che ti piacciono. Ero perfetto, ero sicuro.
della mia composizione, ero sicuro. Poi dice, adesso fai composizioni di colori con tutti i colori che detesti. Allora lì vai con tutta la tua istinto, pigli violette, le cose, i marroni, pa, 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 dei gialli sporchi, via, li metti insieme. Lo mise vicino all'altro e dice, cos'è meglio dei due? E ti rendi conto che fra quello razionale, il risultato della tua razionalità e il risultato del tuo istinto, quello che viene dallo stomaco, dalle palle, è molto meglio l'istinto e le palle. Allora, qui è chiaro che è difficile, allora hai bisogno di questa voce che dice, ma come mai? Allora, è un insieme di situazioni dove tu devi avere il coraggio di fare anche quello che magari non ti piace fare. In nome di cosa? In nome del rispetto verso te stesso e verso gli altri. Oh, ciao. Prego. Come va? Ciao Vale, ti ho cercato oggi e come sempre il telefonino spento. Per favore chiamami. Valentina, sono io. Anche se non è il modo migliore per dirtelo, credo sia meglio per entrambi se ci prendiamo una pausa. La nostra storia... Non c'è ancora. Adesso ci siamo. I giovani adesso sono molto più svegli, più veloci, più... però hanno un grande difetto, un piccolo difetto che è molto grande. Sono miti, buoni. Cioè loro hanno perso questa voce, non ce l'hanno. Forse anche colpa dei genitori che hanno voluto togliere la parte di difficoltà della vita. Purtroppo il termine leader, come il termine successo, spesso viene mal interpretato e spesso gli vengono dati dei connotati negativi. Perché? Perché abbiamo visto spesso dei leader che hanno abusato della loro leadership o delle persone di successo che hanno avuto successo non in maniera particolarmente edificante. Però dobbiamo riappropriarci di questi termini. È un qualcosa di positivo l'idea di raggiungere il proprio successo personale. Successo è fare ciò che voglio fare, ottenere ciò che mi fa stare bene, che è quella sensazione di sentirsi realizzati. Quindi essere leader di se stessi è un obiettivo bello, nobile e onorevole. Non è un volersi imporre sugli altri, non è un voler essere poco modesti o poco umili. Anzi, con tutta l'umiltà del mondo e con la consapevolezza che possiamo sempre imparare da chiunque, dobbiamo però diventare sempre più consapevoli del nostro valore e del fatto che dentro di noi c'è un potenziale straordinario che abbiamo il diritto e il dovere di sviluppare e di sfruttare al meglio. Beh, i valori sono proprio elementari, semplici. I valori sono gli stati emozionali che per noi sono fondamentali, che non possono mancare nella nostra vita. I valori sono la risposta alla domanda che cosa è importante per te nella vita. Io apprezzo molto le persone che sono capaci di dire io ho sbagliato. E ho qualche diffidenza verso quelli invece che si lamentano degli altri. È ovvio che quelli che si lamentano degli altri leader non lo diventeranno mai. Non è detto che i primi lo diventino. Diventano però delle persone forti, limpide, capisci, con cui lei tratta volentieri, capaci di sincerità,
capaci di essere brillanti, di essere divertenti o di essere se stessi. L'altro invece sono persone che in fondo si mettono sempre delle maschere, perché non sapendo, non essendo niente di speciale loro, dando sempre la colpa agli altri. Quelli che non sbagliano mai mi fanno paura. Quelli che dicono io non ho mai sbagliato, non so se esistono, però qualcuno che dice io ho sbagliato tanto. Io ai ragazzi chiedo tre cose: l'onestà, la sincerità, che abbiano una faccia sola, va bene? E la solidarietà, la generosità. Quando una persona fa queste cose, per me, ha gli elementi fondamentali per vivere bene. Io non farei una categoria di valori a seconda del successo, perché non c'entra nulla, cioè il successo è un'altra cosa, il successo è una casualità, un incontro di fare quella cosa che in quel momento la gente riconosce, punto, non si va oltre. Fama, potere, denaro, successo sono aspetti che possono, a patto che uno li sappia affrontare con la giusta misura, possono addolcire la vita. Se uno dà troppo potere a queste cose, finisce per essere investito dal boomerang. Quella sensazione che tu senti di disagio nel fare questa cosa, che però non mi andrebbe di fare, so che non è giusta, è esattamente la sensazione che proviamo ogni volta che andiamo contro i nostri valori. I nostri valori, ti ricordo, sono ciò che io ritengo giusto, ciò che ritengo che va bene, che si deve fare o che se non si deve fare. E quindi è come se fossimo contro una parte di noi stessi o facessimo quella cosa contro noi stessi. Forse bisogna, credo, anche ritrovare dei valori che non siano legati soltanto al denaro. Insomma, noi siamo stati molto abituati a spendere, a consumare, quasi che fosse l'unico scopo della nostra vita. Il leader si assume responsabilità e soprattutto si assume la responsabilità della decisione. Ascolta tutti, ma poi decide per sé. Questo vale in un ufficio, vale in una famiglia. Vale in ogni situazione nelle quali a un certo punto dobbiamo prenderci la responsabilità di dire ok, si va in questa direzione. Io ho assistito tanti stage di allenatori e la cosa che mi ha colpito dei più grandi, non c'era un millimetro di dubbio, si fa così e avrai successo. Il leader anche deve essere disposto a prendere le frecce nel proprio petto, cioè per dire mi metto avanti, è colpa mia, prendetevi con me, non con i miei collaboratori o con i miei giocatori, rispondo io. La libertà è il più grande bene dell'uomo, cioè la libertà, poter essere se stessi, cercare di non dipendere da decisioni di altri, cercare possibilmente di fare qualche cosa che sia tuo come pensiero e come realizzazione. Per me essere libero vuol dire incatenarmi a un progetto. Allora, incatenarmi a un progetto cosa vuol dire? Che mi libero dal dubbio se ho il talento di farlo, la capacità di farlo, l'intelligenza di farlo, la voglia di farlo. Insomma, mi libero da tutti quei complessi umani, molto semplici, molto umani. Mi libero dal dubbio che è meglio confrontarsi per farti dire guarda, non sei all'altezza, quindi queste vite mediocre di provincia, degli artisti di provincia che non vogliono andare a confrontarsi a Parigi, a New York, ma rimangono lì. Cioè la cosa più è facile, più è stupida. Cioè uno non va a scalare una montagna di 4 metri, va a scavare l'Everest. È logico. Quindi non mi interessa andare contro quello che ti dicono di fare, di andare contro al fatto, per esempio, della sicurezza. Sicurezza, sei sicuro di cosa? Di morire, sì, l'unica cosa. Tutto il resto è optional. Qual è la paura che ti impedisce di farlo? Che io non sono ok, perché non sono capace di dare quello che mi è stato richiesto. Bingo. Ascoltate qua. Lui ha creato un modello del mondo che dice solo se sei veramente il top, straordinario, eccellente, vali. Se non sei così non vali un cazzo. Quindi la cosa che lo limita così tanto non è la difficoltà di tutte le cose che ha detto, tutte vere, ma la vera difficoltà è che a un livello più profondo lui ha creato una convinzione profonda che dice in questo mondo vali solo se e sei apprezzato solo se e quindi vieni amato solo se sei un numero uno, se vinci la gara, se non sbagli mai, se sei perfetto e se fai la cosa bene. Se non sei così non vali. E se non vali, cosa vuol dire se non valgo? Che vita è una vita in cui non vali?
Quanto puoi essere amato dagli altri se non vai con una mentalità del genere? Non bisogna essere perfetti nella vita, nello sport. Bisogna dare sempre il massimo. Ognuno di noi è un'opera d'arte unica e ripetibile. Se si parte da questo presupposto dell'unicità di ognuno di noi, c'è anche la possibilità di vedere l'espressione di questa unicità da qualche parte. Ho iniziato quando il mio allenatore mi ha scartato. Mi fece capire che non potevo ottenere da me grandi risultati. Sono cose che un po' ti fanno pensare. Io non ho rinunciato. Io avevo capito che lì attraverso il lavoro potevo smentire Vittore, il mio allenatore. In qualsiasi cosa bisogna porre l'asticella più in alto possibile. Un leader è una persona di valori, nel senso che segue i suoi valori. Segue quella sensazione interna del fare ciò che è giusto e va in direzione di ciò che ritiene giusto, di ciò che ritiene importante per sé e per la vita. Quindi ha la capacità di non fare ciò che conviene, ma di fare ciò che è giusto. Tutti sono capaci a fare ciò che conviene, perché ciò che conviene dà risultati a breve termine. Ma andare a perseguire ciò che è giusto, andare in quella direzione, implica a volte andare controcorrente. Ma i grandi leader hanno cambiato questo mondo perché sono stati in grado di andare contro ciò che gli altri pensavano o contro ciò che si credeva, ma seguire la loro voce interna, il loro senso di giustizia che diceva vai da questa parte, vai in questa direzione. Ho saltato contro la regola della pubblicità, dicendo che con Roxy Bari ho cominciato a dire che non volevo più la pubblicità di prodotti dannosi alla salute. Non potevo io spingere i ragazzi a trovare fiducia in se stessi e poi pubblicizzare gli alcolici, che erano una fuga. Quindi ho fatto una scelta ben precisa che mi ha alienato totalmente. Certo, non è comodo, ma è l'unica via che posso percorrere. Nel momento in cui agiamo, viviamo nel presente. Ed è solo l'azione che ci permette di muoverci verso i risultati ed è quella che ci permette di mettere da parte la paura e tirar fuori il nostro coraggio, tirar fuori in qualche modo le nostre capacità e il nostro potenziale. Fare il lavoro. Perché non ci si esprime facendo niente, non ci si esprime in vacanza, ci si esprime lavorando. Quando vado al Louvre vado a vedere i lavori dei grandi artisti, vado a vedere le vacanze di Leonardo. Se devi proprio scegliere fra fermarti a osservare ciò che hai fatto per più di 5 secondi oppure spendere 5 minuti sul lavoro che devi ancora fare, insomma, io sulla seconda mantengo ancora un obiettivo forte, così non ti confondi e ti senti sempre in dovere di fare di più. E lì devi rischiare. Lì devi arrivare prima, devi fare quello che non fanno gli altri. Il nuovo è che ti porta a pensare delle cose che non avevi mai pensato. Lei prende per esempio il Fleming, no? Com'è che Fleming ha studiato la penicillina? Fleming si è posto un'altra domanda, ha detto: come mai queste muffe mi ammazzano i germi? Come fanno? E ha scoperto che il penicillium mutato aveva una sostanza che ha chiamato penicillina. Ci siamo usciti fuori con un articolo, con qualche cosa che non c'era sul mercato e questo ci ha dato, diciamo, ci hanno aperto degli spazi perché la gente si è interessata, la stessa stampa. Io ho avuto le prime copertine in Francia, su El di Francia, ho avuto le prime copertine. La leadership non può prescindere dalla creatività. Un leader deve essere creativo per definizione, perché l'abilità del leader è quella di vedere, avere la visione, ma trasformarla in realtà. Quindi deve avere questo genio creativo e questo potere creativo dentro di sé. La creatività implica elasticità mentale. Implica l'utilizzo della fantasia, dell'immaginazione. Non possiamo creare un qualcosa se prima non l'abbiamo immaginato. E un leader è tale se dà vita a qualcosa. Un creativo ha dentro di sé una grande volontà di scoprire il nuovo, di fare qualche cosa di nuovo rispetto a quello che esiste. Se io mi metto in una strada, in un aeroporto, in una stazione ferroviaria, e mi siedo e guardo le persone che camminano, capisco molte cose, le difficoltà che hanno nel trainare un carrello, una persona perché ha freddo, perché ha caldo, una persona perché suda, una persona perché è emozionata, una persona perché legge il giornale in una posizione sfavorevole, moltissime cose. Qual è il segreto? Di riuscire a trovare una condizione migliore per risolvere quel problema. Il cervello ha un paio di caratteristiche, prima di tutto ci segue dovunque. Per cui quando finisce l'orario di lavoro il tornitore spegne il tornio e se ne va e noi invece ci portiamo appresso il cervello. Il tornitore non può lavorare nel tempo libero, mentre il nostro cervello ci continua a,
far pensare, che so, uno slogan pubblicitario da creare, e magari sto slogan ci viene durante la notte nel dormiveglia mentre facciamo la doccia e così di seguito. Noi oggi non possiamo più scindere vita da lavoro, lavoro da gioco, gioco da studio. Questa cosa io la chiamo ozio creativo, perché mi sembra che prevalgano le modalità dell'ozio. Tutte le volte che cercavo le idee ho sbagliato. Quando ho detto bene, non ho idee abbastanza, ecco come lo faccio. Davanti a un progetto dovevo trovare una cosa più intelligente di me, un'idea. E poi quando ho detto no, basta, a quel punto lì ha cominciato a venire fuori l'idea vera di quello che io sono e che avrei potuto fare per il progetto. Mi trovo costantemente di fronte a ogni progetto che faccio in questa situazione, di totale incapacità di affrontarlo. È lì che devo trovare la mia libertà per poterlo fare. E se non ho questa situazione, sono molto imbarazzato e dico, vorrà dire che ho finito, la mia voce non mi parla più. Ciao Mario, che prende? Se io potessi vivere un'altra volta la mia vita. Nella prossima cercherei di fare più errori. Ah, il grande Luis Borges. Una birra doppio malto. Per me il caffè, grazie. Subito. E vedi quei ragazzi? Adesso io non vorrei giudicare, ma credono che tutto dipenda dal caso, dalla politica, dalla crisi. E non sanno che tutto è nelle loro mani. Anch'io ci ho messo un bel po' per capirlo. Come hai fatto? A fare cosa? A capire. Non credo al fatto dei giovani. È pazzesco. Non so che percentuale di giovani non studia e non lavora. È gravissimo. O lavori o devi studiare. E se non puoi studiare, devi lavorare. Non credo che non ci sia la possibilità di lavorare. Non credo. Io adesso, la mia età, mi alzo, vado e trovo un lavoro. Sono sicuro. Domani sera ho trovato un lavoro. Certo, è un lavoro lento quello di portare man mano una società così strutturata sul lavoro, sulla gerarchia, sul controllo, sulla tristezza, parliamoci chiaro, portarli sul terreno dell'autonomia, dell'autorealizzazione, della felicità. Quindi di mettersi alla prova, subito, di avere coraggio, che nessuno li obbliga a rimanere mediocri. Non è obbligatorio rimanere dove sei nato. Che non è vero che mogli e buoi dei paesi tuoi sono i migliori. Tutte balle. Le ragazze più belle sono sempre molto lontano. E le vacche migliori sono sempre in Scozia o in Canada, non so io. Comunque bisogna pigliare degli aerei, bisogna andare. Se no non te la danno. Eravamo nel 65, per dire, pensa poco. E io però ho detto, voglio andare a vedere Londra. Non ero mai stato a Londra, voglio andare a vedere. E allora arrivo a Londra e per caso, per combinazione, perché nella vita poi giocano molto le combinazioni, incomincio a vedere alcune strade, per esempio Carnaby Street, e più giravo Londra, più mi rendevo conto che lì stava succedendo qualche cosa che qui da noi non esisteva ancora. Ebbene, io torno da Londra e dico ai miei, io non voglio più avere dei negozi di scarpe o di pantofole, io voglio fare un negozio per i giovani. E loro mi dicono, cosa vuol dire un negozio per i giovani? Vuol dire che voglio vendere la musica, voglio vendere i dischi, voglio vendere gli oggetti, voglio vendere dei vestiti che qui non ci sono. E loro sono rimasti un po' così all'inizio, ma mi sembra... E poi mi hanno detto, vabbè, se ci credi, fallo, prova a farlo. Io in 48 ore, da un atleta mediocre, sono diventato il campione olimpico. Mi sono focalizzato sull'obiettivo, concentrato in una maniera decisa, forte, per cui anch'io potevo avere la chance di raggiungere quell'obiettivo, la medaglia d'oro olimpica. Quando tu nel quotidiano vivi la tua esperienza lavorativa, io ogni mattina prendo un foglio e scrivo su questo foglio le cose che devo fare e divido il foglio in due.
Sul lato sinistro ci sono le cose che devo fare oggi perché è importante che io chiuda una certa tematica entro oggi, ma comunque sono le cose più operative. Nel lato destro, ed è una lista più breve, ma anche più difficile da compilare, è ricordare tutte quelle cose che sono fondamentali per la costruzione di carriera, per l'investimento su me stesso. C'è stata, come si sa, la teoria dei 10.000 ore. Quello che fa 6.000 ore di pratica diventa bravo, quello che fa 10.000 diventa super. Cioè, non si scappa da questa legge, ok? Allenamento, istruzione, sacrificio. I Beatles sono andati a Amburgo, hanno fatto 10.000 ore a Amburgo, anche varie cose, prima di diventare i Beatles, fra virgolette. Loro hanno fatto 6 o 7 anni di tremendi sacrifici, e ho chiesto a loro 10.000 ore, hanno fatto i calcoli. Oh, ieri non c'erano i Beatles, oggi ci sono. No, ieri c'erano, hanno fatto dei sacrifici. Ognuno ha i suoi, e io ne ho alcuni. E uno di questi è un uomo che ha cambiato il mondo. Ha cambiato il mondo con il suo esempio, ma ha cambiato il mondo soprattutto con la sua capacità di perdonare e lasciare andare il passato. Altra grande caratteristica di un leader, lasciare andare il passato e vivere il presente per creare un futuro migliore e diverso. In questo caso questa persona non l'ha fatto solo per sé, l'ha fatto per un intero popolo, per un'intera nazione e l'ha insegnato al mondo. Quando le sbarre della prigione si richiusero dietro di lui, capì che non aveva scelta. Poteva impazzire recriminando sull'enorme ingiustizia che i suoi aguzzini gli stavano infliggendo, oppure scegliere di dare a quel tempo libero forzato un significato più grande. Era stato condannato ingiustamente all'ergastolo per azione armata e sabotaggio. Era stato giudicato colpevole di un crimine che non aveva commesso. Un guerrigliero, un sabotatore, un violento, così lo dipinsero i suoi accusatori. La verità era che vivere in Africa e nascere del colore sbagliato significava chinare il capo oppure lottare. Scelse di lottare. Chinare il capo non era da lui. E non lo era mai stato. Già all'età di 22 anni decise di non sposare la donna che suo padre aveva scelto per lui. Rifiutarsi significava sì tradire le antichissime tradizioni della sua tribù, ma obbedire avrebbe significato tradire se stesso. E in nome della libertà, il suo più profondo valore personale, scappò dalla sua famiglia e corse verso la città. Ma quella libertà si scontrò con il destino dei neri in Africa. Essere maltrattati e soggiogati, ridotti a meno che persone. Chi si levava contro quella ingiustizia veniva braccato dalle squadroni del governo, incarcerato come dissidente. Ma questo non lo spaventò. Lui era nato libero. Da studente divenne uno dei principali riferimenti del movimento anti-apartheid. Si batteva per affermare un principio più grande di lui e nulla al mondo l'avrebbe fermato. E di fronte al muro della sua cella, un giorno fece un giuramento. Decise che ciò che era capitato a lui non sarebbe più dovuto capitare a nessun altro e coltivò la ferma intenzione di fare ogni cosa in suo potere per impedirlo. Scelse di interpretare ciò che gli era successo come un dono, una prova di fede, e di sfruttarlo come la più grande opportunità della sua vita. Avrebbe sfruttato quel tempo in prigionia per prepararsi, facendo leva sui propri valori personali, la non violenza e l'amore verso la sua patria. Capì che per riuscire nel suo intento doveva per prima cosa cancellare ogni traccia di rancore nei confronti di chi lo aveva imprigionato. Pensando al suo popolo e alle profonde ingiustizie che stava subendo al di là della spessa parete che gli impediva di fuggire, concepì il motto che divenne poi la sua bandiera. Più potente della paura per l'inumana vita della prigione è la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni. Un giorno le porte della prigione si spalancarono. I luridi gradini che portavano alla cella dei dissidenti infangavano le lucide scarpe di un uomo potente che prometteva libertà in cambio di corruzione. L'allora presidente Botha, schiacciato dalle insostenibili pressioni dell'opinione pubblica internazionale, gli offrì la libertà, a patto che rinnegasse la sua battaglia. Mandela rifiutò. A poco la sua storia fece il giro del mondo. Infiammò i cuori dei popoli, oltre le terre, oltre le mappe, superò i confini politici e geografici degli stati e delle nazioni. Era la storia di un leader che per donare libertà al suo popolo brandiva non spade, non bombe, ma una leadership basata sulle sue parole di libertà e di rivalsa, le parole di un uomo imprigionato che lottava per liberare non se stesso, ma i suoi fratelli e sorelle incatenati dai pregiudizi. Cinque anni dopo, Nelson Mandela venne liberato. Quando si aprirono le porte del carcere, con suo grande stupore, la folla festante dalla quale venne accolto e circondato era composta da persone di ogni colore ed etnia, che avevano abbracciato la sua lotta, conquistati dalla forza del suo spirito. L'Africa era cambiata, e questo anche grazie a lui. La sua battaglia personale era appena stata vinta, ma lui scelse nuovamente di mettersi in gioco. Un anno dopo essere stato insignito del premio Nobel per la pace, nonostante i grandi rischi personali ai quali andava incontro con quella scelta,
si candidò per le prime elezioni libere del Sudafrica, nelle quali venne eletto Presidente della Repubblica e capo del governo. La vita di Nelson Mandela è l'esempio più eclatante del potere di una leadership silenziosa, capace di uscire dai muri spessi di una prigione dimenticata, attraversare le nazioni, unire i popoli e, senza il controllo dei mass media, comunicare alle masse e guidarle grazie al potere di esempio e coerenza. Il leader non è colui che non ha paura, il leader è coraggioso. Il leader in qualche modo non si fa fermare dalla paura, quindi si muove comunque. E in qualche modo nel momento in cui si muove, inizia a vedere che quello che gli faceva paura spesso è molto più vivibile, accettabile, superabile rispetto a quanto lo fosse diventato nella mente. Perché quando ci blocchiamo a pensare, quando iniziamo a farci prendere dalle nostre lucubrazioni mentali, iniziamo a creare insicurezza, paura, ansia, preoccupazione, proiettiamo la mente in un futuro che forse potrebbe accadere. Ma la paura è una dimensione normale, sai? Noi dobbiamo convivere con i momenti di paura, la paura, il dolore, lo sbaglio. Essere leader vuol dire avere il coraggio di rischiare, di sapere che non c'è sicurezza e di non aver paura di aver paura. Piacere e dolore. Queste sono le due forze che governano il mondo e governano gli esseri umani. Il nostro sistema è programmato con un programma di base che ci porta naturalmente, istintivamente, a evitare il dolore. Questa è la motivazione numero uno del nostro sistema. È programmato per proteggerci e ogni volta che qualcosa ci genera in qualche modo dolore, tum, abbiamo una reazione. La paura è una cosa sanissima che il Padre Eterno ci ha messo proprio come strumento di difesa. Bisogna avere paura del male, soprattutto del male che possiamo anche creare noi stessi o che ci può venire dagli altri. Però, insomma, questa paura va vissuta con saggezza, diciamo, non bisogna incartarsi nella paura. Cresciamo emozionalmente e diventiamo più forti, più intelligenti emozionalmente, soprattutto quando la vita ci mette nelle condizioni di affrontare situazioni difficili che ci mettono alla prova, e se non scappiamo da quella cosa lì, ma ci passiamo attraverso, impariamo poco per volta a gestirla e così via, noi cresciamo come persone. E anni dopo ci risuccederà quella cosa lì, ci metterà comunque in difficoltà, ma non quanto prima. Perché? Perché ho già imparato a gestirla. Quando abbiamo paura tendiamo a bloccarci, e quando ci blocchiamo non agiamo. E la paura, per sua natura, paura è una cosa molto positiva. La paura ci serve, ci mette sul chi va là, significa che siamo vivi, siamo presenti, siamo attenti, non siamo incoscienti, e il nostro cervello ci sta dando un messaggio importante. C'è qualcosa di potenzialmente pericoloso. Ma il coraggio non è il non aver paura, il coraggio è la capacità di affrontare la paura. Il coraggio è quella dimensione in più, non so, quell'aspetto in più, va bene, che dà per conosciuto quello che c'è da conoscere, ma nonostante lo faccio. Questo è il segreto, di non fermarsi e pensare troppo. Che dico, la crisi è come un tunnel senza luce in fondo. Non c'è neanche lo spirito. Bisogna andare avanti. Cioè, sbucciando la testa contro il muro, inciampando una cosa, cadendo per terra, alzarti, perché prima o poi una spilla di luce si apre proprio alla fine del tunnel, vai verso quella spilla di luce e esce dal tunnel. La gente che si ferma per disperarsi non uscirà mai dal tunnel. Mi sembra che le cose debbano poi avere una soluzione, e quasi mai vedo la tragicità della soluzione, vedo sempre la soluzione buona, penso che poi si risolverà, e molte volte finisce così effettivamente, no? Che tu ti fai un'angoscia per una cosa che potrebbe succedere, o sei in ansia per una cosa che potrebbe succedere negativa, e poi ti accorgi che la cosa è superata. Abbiamo paura di quello che è diverso da noi, abbiamo paura dell'inatteso, abbiamo paura di quello che sconvolgerà lo status quo quando lo status quo c'è gradito, naturalmente. È lì, bisogna conviverci e utilizzarla per fare in modo che tutto vada bene. Un momento di paura e va vissuto, va capito e va superato. Io c'è un proverbio spagnolo che dice: se tiene remedio, perché se preoccupe.
E se non tiene rimedio, perché se preoccupa, a maggior ragione non devi preoccuparti, no? Ogni volta che proviamo delle sensazioni negative, il nostro sistema ci sta dicendo qualcosa. E invece che scappare da quelle sensazioni, se imparo a farmi delle domande, cosa che mi fa paura qua? Perché ho paura di affrontare? Dovrei dire questa cosa a quella persona, so che è giusto, lo voglio fare, eppure... La paura deve essere trasformata in senso di responsabilità. Perché sentire un evento, viverlo l'evento, significa aver paura. E se inizi a farti le domande giuste, inizi a scoprire quali sono i meccanismi che stanno dietro che generano quella paura. Viviamo in una società dove ti capita ogni tanto qualcuno ti dice: ma io non ho mai fallito. Però poi gli chiedi: ma tu cosa hai fatto? Ah, ma io niente. Sicuro non puoi fallire perché non hai fatto niente. Quindi avere la capacità di convivere con l'insicurezza è una delle caratteristiche principali che ci permette di sviluppare la nostra leadership. Nel momento in cui ci sentiamo sicuri di affrontare ciò che ci rende insicuri, siamo già un passo avanti enorme verso lo sviluppare le nostre potenzialità. Le abitudini sono uno dei nemici principali che lavora contro di noi nel farci trovare il nostro leadership factor, nel tirar fuori il leader di noi stessi. Generano quella zona di comfort, come dicono gli anglosassoni, che in qualche modo ci dà sicurezza e che in qualche modo però ci imbriglia. E poiché ci fa stare comodi, ci rende pesante, difficile e faticoso uscirne. Perché al di fuori della zona di comfort c'è disagio. Se invece che scappare da ciò che mi crea disagio ci rimango dentro per un po', se quello sforzo lo faccio e continuo a farlo, a un certo punto il muscolo non farà più sforzo. E quell'esercizio lì, sono salito a un livello superiore. Voi potete avere persone di 80 anni che sono ancora giovani, Don Mazzi è un esempio favoloso di questo, potete avere persone di 20 anni che sono già vecchi. E uno diventa vecchio quando inizia a irrigidirsi nella sua posizione e non cresce più. Vi faccio notare che nel nostro pianeta, in natura, nell'universo, tutto ciò che smette di crescere, nel momento in cui smette di crescere, automaticamente che cosa fa? Muore. Le sconfitte nel percorso di questo viaggio ci devono essere. Cioè fanno parte del successo, le sconfitte. Sono andato a Montreal, consapevole che ero in difficoltà, non ce l'avrei fatta, però c'ero. Bisogna provare, poi se va, ripartire. Io trovo che intanto bisogna mantenere nella propria vita un margine di errore, guai a non pensare di sbagliare perché sennò sei finito. Quindi il margine di rischio che io mantengo è altissimo. L'emozione è costante perché poi è un po' come il teatro, c'è sempre una prova nei confronti della stampa, nei confronti dei compratori. Molto spesso nella fase del mondo del lavoro, dell'impegno, ci si trova davanti a delle scelte. Scelte dolorose, scelte felici. E tutto questo genera un'emozione proprio nel sentimento umano. Cosa si deve fare? Beh, innanzitutto è difficile poter dare una logica perché sono diverse da soggetto a soggetto. Però per tutti il consiglio che io do è di avere delle persone di fiducia vicino, tua moglie, può essere un tuo amico d'infanzia, una persona che ha buon senso. E queste persone sono molto necessarie in questi momenti, anche se non sono inserite nel tuo progetto. Io non posso dire certo, mi dispiace che ti abbia lasciata. Non capisco perché proprio adesso. Perché non lo capisci? Cosa c'è? Perché tutto in questo momento. I bambini hanno una naturalezza perché credono di poter fare una cosa e la fanno. Basta. Io sono convinto che tutti sono capaci di fare qualcosa di grande nella vita. Il fatto è che non lo sanno. In un periodo della mia vita stavo come te, anzi peggio di te. Non seguivo la mia voce interiore, c'era qualcosa e non riuscivo a capire cos'era. Volevo farla, ma non avevo il coraggio. Prendi quell'aereo, vado dall'altra parte dell'oceano. Però ho paura, non riesco a farlo. Per ogni tua scelta, per ogni cosa che fai, c'è un prezzo da pagare. Ma molta gente non vuole pagarle, quindi non agisce. Segui quella voce interiore e continua. E spacca il mondo. Se ci pensi bene, la paura più grande che si può avere è la morte. Se conosci la vita e sai cos'è la vita, non hai più paura della morte. Quindi
quindi non hai paura di niente. E pensa che tutta questa società, tutto questo sistema si basa sulla paura. È solo con la paura che ti impediscono di volare e di avere la libertà di fare il tuo dovere, che non è libertà. Fine della paura e inizio dell'amore, cioè se hai paura non riesci a voler bene agli altri. Se invece non hai paura incominci a voler bene agli altri perché non hai paura. E quando non si ha paura si incomincia a ricevere moltissimo, perché quello che ci difende apparentemente ma ci distrugge è la paura. Tutte le volte che ho avuto paura che potesse succedere qualche cosa, questa paura non mi ha aiutato, anzi, spesso se hai paura di non farcela è la volta che non ce la fai. Un leader ispira le altre persone e ispira non perché sceglie di farlo, ispira perché è un buon modello da seguire, ispira perché è una buona rappresentazione di vita, di attività, di risultati, ispira perché le persone in qualche modo si identificano in lui e vedono in lui quello che potrebbero e vorrebbero essere. Indubbiamente bisogna avere la fortuna di avere un grande maestro. Qualcuno che ti dica due o tre cose così semplici, ma sulle quali puoi coniugare tutta la morale e tutta la tua vita. Quello che secondo me ha insegnato Bill Gates a questa nostra organizzazione è proprio la rimettersi in gioco. Ha lasciato la più interessante organizzazione mai messa al mondo negli ultimi 10 anni, che appunto è Microsoft, ha preso tutto quello che ha guadagnato e l'ha rimesso a disposizione di altri, e lui fa il problem solver. E se ci pensiamo, ciascuno di noi ha un'opportunità di fare qualcosa del genere nella vita, professionalmente fino a un certo punto, e poi mettere a disposizione le proprie competenze per la comunità, per tutto quello che c'è intorno. Galileo è una cosa incredibile, Galileo che si immagina che facendo cadere un oggetto dalla torre di Pisa, no, che fosse grande o piccolo, aveva la stessa velocità, una palla di sfera grossa così, o un sassolino, arriva. Bisogna vedere il mondo in un altro modo. La capacità di pensare in maniera diversa, di vedere le cose da un altro punto di vista, la visione, il vedere quello che gli altri spesso non vedono, anche se ce l'hanno sotto il naso, e riuscire in qualche modo a prendere quella visione e trasformarla in qualcosa di concreto e di reale. Nessuno, meglio di quest'uomo, è stato in grado di fare questo. Quando gli notificarono licenziamento, non ci poteva credere. Com'era possibile che l'avessero scaricato? Aveva fondato lui stesso più di 20 anni prima quella società e solo grazie al suo genio era diventata un'azienda da milioni di dollari, un riferimento mondiale. Vivere in quegli anni nella Silicon Valley significava appartenere a quel circolo ristretto di appassionati che avrebbe cambiato il mondo, e lui più di tutti ne era consapevole. Non addestrava collaboratori, ma esortava tecnici sviluppatori a pensare come degli artisti. Non era mai stata questione di costruire semplici computer, ma di lasciare un vero e proprio segno nell'universo. Tutto in quell'azienda era modellato sui suoi valori e ogni singolo aspetto aveva un significato più profondo e personale del semplice fare business. E lo dimostrò ampiamente con l'Apple II. Non era un computer, ma un piccolo miracolo. Eppure era proprio lui quello che avevano licenziato. Passò giorni in cui al fallimento si alternava l'umiliazione e ognuno dei suoi concorrenti gongolava nel raccontare l'incredibile storia dell'uomo che si riteneva geniale e che era stato sbattuto fuori dalla sua stessa azienda, divenendo lo zimbello della Silicon Valley. Rivide il volto di colui che lo aveva licenziato, l'amministratore delegato che lui stesso strappò alla Pepsi Cola con la promessa di un sogno. Vuoi vendere acqua zuccherata per il resto della tua vita o vuoi contribuire a cambiare il mondo? E ora tutto sembrava finito. Ci rimuginò per giorni, pieno di rabbia e frustrazione, finché un giorno non accettò la situazione. Dopotutto la sua carriera aveva semplicemente subito uno stop e guardandosi allo specchio si chiese cosa dovesse imparare da quella situazione. E la lezione non tardò ad arrivare. Pensò a tutte le persone che aveva trattato dall'alto in basso in quegli anni, all'apice del successo, e fece un bagno di umiltà. Poi tornò col pensiero alle origini,
la sfida all'Altair e più indietro ancora il corso di calligrafia come uditore dopo aver lasciato gli studi. Amava con tutto se stesso quello che faceva allora e quindi poteva ancora farlo. D'accordo, non aveva successo in quel preciso momento, ma era ancora una persona di successo. Forse il destino e i suoi errori gli avevano fornito la chiave per essere quello che voleva diventare, per lasciare davvero un segno nell'universo. Decise allora di dare vita al sogno di altri sognatori giovani, come era stato lui in passato. Vide il fuoco negli occhi di quei ragazzi quando gli parlarono del loro progetto, sviluppare una tecnologia che ancora non era stata inventata per raccontare favole moderne che ancora non erano state scritte. Storie che avrebbero divertito ed emozionato tanto i bambini quanto i loro genitori. Quell'idea si chiamava Pixar. E il resto è storia. Fu di nuovo storia quando Steve Jobs tornò a sedere sul posto di comando dell'azienda che un tempo lo aveva allontanato, portandola ad un successo senza precedenti. E quindi in conclusione, qual è il leadership factor? Che cosa fa sì che le persone sviluppino la loro leadership e riescano a tirar fuori quell'incredibile gigante che è dentro di loro? Beh, non so se alla fine di tutto questo hai chiaro quale sia il leadership factor. Probabilmente sono più di una caratteristica messa insieme che generano quella capacità. Il guidare con esempio, l'essere congruenti con ciò che si dice, riuscire ad avere accesso alle proprie virtù, avere coraggio invece che farsi guidare dalla paura, avere ben chiaro ciò che si vuole, avere dei valori, avere un senso di giustizia profondo, avere il coraggio di fare ciò che è difficile. Ma soprattutto alla fine essere se stessi. Perché se essere leader significa scimmiottare qualcun altro, allora non c'è leadership in tutto questo. È essere se stessi, andare a scoprire quali sono i miei talenti, le mie capacità. Che cosa è in grado veramente di far cantare il mio cuore? E come posso inseguire quel qualcosa che mi fa stare bene? Per seguire una vita felice, dove la felicità è ciò che a noi fa stare bene, che magari non è quello che pensano gli altri, ma è quello che fa stare bene noi stessi, il nostro successo personale. Avere una strada e perseguirla facendo bene per sé e per gli altri. Probabilmente qui dentro sta il segreto della leadership. Credo che servirebbe un grande progetto comune, quindi una motivazione a ritrovare per i propri figli, per i propri anziani, insomma qualche cosa che l'Italia potrebbe esprimere molto bene, perché ha delle possibilità, è una miniera enorme di talenti, non solo di storia, ma insomma io penso anche di futuro. C'è un progetto che puoi guardare tutti i giorni, che è quello del bene. Lo puoi vedere, lo puoi vivere, puoi essere artefice. Non essere impulsivo, non fidarti della prima cosa. Conoscere è la chiave, conoscere. Goditi qualsiasi istante della tua vita e abbi il coraggio di buttare a parare il mondo anche a rischio totale, anche a rischio di fallire, di avere dei problemi perché la vita è troppo breve per star di seduto ad aspettare che le cose accadano. Tira sul culo e spacca il mondo. Sentite, vi posso dire una delle mie... La vita o diventa una sfida o non è vita, o diventa una banalità. Bisogna avere il coraggio di essere un po' matti, di non seguire i conformismi, e quindi c'è tanto da fare, c'è tantissimo da fare, è molto divertente finché c'è vita, anzi io penso di essere immortale fino a che un giorno sarà così, non lo sarà più, ma quel giorno lì chi se ne frega se non sarò più immortale. Diceva Paul Valéry, bisogna essere leggeri come una rondine, non come una piuma. Cioè essere leggeri e autodeterminati. Cercate di essere uomini liberi, e che non vuol dire non avere amicizia, non avere confidenza, non avere ma però liberi di non condizionarvi da niente, da delle varie cose. Ai figli purtroppo bisogna dare soltanto l'esempio, subire gli assalti che ti fanno, le aggressioni che ti fanno,
è cercare di capire come permettere a loro di volare senza di te. Camminare. Camminare vuol dire far passare la vita con la ricerca di diventarne il padrone, di diventare i campioni della propria vita. E questo vorrà dire che se riusciranno a fare così, vorrà dire che staranno bene. Vai dove ti porta il cuore, come ho detto, e portare con te la testa, perché cuore e testa e passione insieme, triangolo delle Bermude per il successo. Questa è la mia idea. Il vero valore sta lì, e quindi chi è in grado di schiudere il valore che sta nelle persone con cui lavora, della capacità di metterle insieme e di curarsi di loro, di preoccuparsi di loro, chi non fa questo perde una grande capacità di diventare un leader che fa la differenza. Io credo che una delle soluzioni per questa vita sia pensare positivo. Se pensi positivo e sei ottimista, poi le cose ti succedono bene. Fare del bene, scegliere vere amicizie e vivere la vita con gioia. Ripartite tutti i giorni e fatelo con grande senso di responsabilità, con grandi sacrifici, con grande impegno, con grande dedizione, e sono sicuro che qualche cosa porterete, raccoglierete, porterete a casa. Vivere con la gente, ecco, perché insieme alla gente si capiscono non solo i problemi, ma si capisce veramente il senso della vita. L'altra cosa è di essere continuamente in revisione dei propri principi, dei propri criteri di lavoro. Diceva Gilberto Freire, un grandissimo antropologo brasiliano, diceva: se dipendesse da me non sarei mai maturo né nelle idee né nello stile, ma sarei sempre verde, sempre incompiuto, sempre sperimentale. Alla fine non è poi così complicato. È riuscire a essere il più possibile il meglio che possiamo essere, senza giudicarci negativamente, senza crearci delle aspettative pazzesche, volendoci bene, accettando il fatto che non siamo perfetti, capendo quali sono i nostri difetti e sviluppando le nostre capacità. Ed è nei momenti di difficoltà che abbiamo possibilità di fare questo. È nei momenti nei quali la nostra mente andrebbe in una certa direzione, però col cuore sappiamo che sarebbe bene andare da un'altra parte e abbiamo coraggio di seguire la strada giusta. È lì che accade tutto. È lì che sviluppiamo il muscolo della leadership. Ed è con questo messaggio che ti lasciamo. Con le parole scritte da un poeta tanti anni fa, che ha voluto lasciare per iscritto a suo figlio gli insegnamenti più importanti da portare dietro per tutta la sua vita, per ricordarsi costantemente, ogni giorno, che cosa è bene fare per poter essere una persona di valore. E alla fine sono le parole che ognuno di noi vorrebbe dire a qualcuno a cui vuole bene e vorrebbe far sì che qualcuno che ama e che vuole bene si ricordasse. Facciamo modo di ricordarcele per noi stessi, perché dovremmo essere la persona a cui vogliamo più bene di tutti. Se riesci a non perdere la testa, quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa. Se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare. Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono né parlando troppo da saggio. Se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo. Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con il re senza perdere il senso comune. Se tanto nemici che amici non possono ferirti, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa. E quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.